Altro senior di questo Gaeta, allora una partita, quella di domenica, che serve per, come il pane da vincere, quindi immagino che vi state preparando dopo questo buon pari di Itri a ripetervi in casa, insomma. Sì, purtroppo nelle ultime 9 abbiamo raccolto solo una vittoria e quindi abbiamo una grandissima voglia di riscatto e quindi cercheremo di fare i 3 punti in casa con il Terracina, che comunque è un avversario ostico. Mi ha fatto un'ottima impressione all'andata quando abbiamo perso 1-0 e comunque poi mister Pernarella è un grandissimo allenatore e penso che la preparerà nel migliore dei modi, quindi ci vorrà il 120% del miglior Gaeta per battere questo Terracina. Una battuta su queste derby a Itri è andata, diciamo, bene, un pareggio è sicuramente un risultato importante, ma immagino che serviva qualcosa in più. Sì, diciamo forse sarebbe stato meglio se avessimo trovato i 3 punti, però comunque ci teniamo stretto sto pareggio e cerchiamo quindi di fare il massimo ora in queste 8 partite che sono rimaste. Cercheremo di fare più punti possibili per fare il miglior piazzamento che possiamo, dai. Adesso possiamo dire solo questo, chiaramente, perché comunque col fatto che la squadra ha avuto, diciamo, si può dire, un calo, Piccolo calo. e quindi siamo un po' indietro rispetto ai playoff, però chiaramente tutto buona può succedere, ma ancora, come detto, 8 partite, la squadra mi sembra che stia in crescita, no? Sì, anche perché gli allenamenti li facciamo a 2000 all'ora, la squadra non ha mai mollato sotto questo punto di vista, anzi. Un'altra squadra dopo questo trend negativo avrebbe mollato. Noi invece siamo qui, giorno per giorno facciamo sempre di più, con il mister ci combattiamo, cerchiamo di migliorare sui piccoli problemi e niente, poi a lungo andare penso che il lavoro ci premierà. E poi c'è il mister che vi stimola Sì, sempre, mi sì. sembra una persona che ha voglia comunque di primeggiare, chiaramente, però c'è anche la qualità della squadra che deve avere, insomma. Sì, infatti il primo che ha voglia di emergere è proprio il mister, infatti lui cerca sempre di trasmetterci la sua grandissima passione per il lavoro, per la compattezza di squadra e per che ne so, i consigli tecnico-tattici. Con il Terracina che cosa bisogna fare per vincere? Bella domanda. Bella domanda, però penso che se continuiamo su questo trend nelle ultime 2 partite che abbiamo fatto sia col Sora, che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo sono usciti meglio loro e anche con la partita con l'Idri, penso che con un pizzico di cattiveria in più forse riusciremo a portarci i 3 punti a casa. Fisicamente come sta la squadra? Molto bene, io penso che fisicamente siamo bene, forse ci sta mancando qualcosa sul lato forse mentale, perché comunque io penso che fisicamente la squadra stia molto bene, anzi. Riusciamo, diciamo, a fare i 90 minuti, penso e spero al 100%. In bocca al lupo. Crepi.